Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati su un nuovo video di Rise of the Tomb Raider, il nostro 12esimo episodio se i calcoli sono esatti, il primo video che vi faccio oggi. Lara, continui a guardare di qui, ti piacciono le erbette, ok. Dunque ragazzi, prima di cominciare un rapido e sostanzioso saluto alla mia amica Divish, che ieri ha commentato anche qui i video appunto di Rise of the Tomb Raider, che mi ha chiesto di tornare su Odyssey. Ma cara amica mia, come ti ho già scritto, purtroppo ho fatto più di 400 video di Odyssey, non ho più niente da mostrarvi di Odyssey. Detto questo, magari tu portaci qualcosa di tuo di Odyssey, che poi verrò comunque a visionarti. Comunque un abbraccione, un salutone alla mia amica, una tizia che ama Cassandra, io ti ricorderò sempre con questo nick nel canale. E che altro dire, siamo pronti per proseguire, quindi cosa dite tra tutti? Siamo pronti per andare avanti nella nostra avventura di Lara. Allora, ho il triste sussurro come arco, che è un arco che ho completato con gli obiettivi secondari, quindi lo testeremo oggi nudo e crudo. Che succede Lara? Oddio no, che succede? Oddio no. Allora, attualmente stiamo usando le frecce di fuoco, prendiamo quelle al veleno. Guardate qua, abbiamo un forziere. Perfetto. Parte di fucile basculante. Le e abbiamo delle loro. Questa valle un tempo erano degli estranei per noi, mentre ora sono come fratelli e sorelle, come se appartenessimo alla stessa famiglia. Si può imparare molto sulle creature della valle dai cacciatori, ma mentre questi ultimi vedono l'utilità solo nella morte delle creature, noi dobbiamo apprezzare i doni che i nostri fratelli ci concedono mentre sono in vita. Nei nidi degli uccelli si possono trovare le piume che servono per fabbricare le frecce. Chiedete ciò che vi serve e la valle ve lo darà. Ok. Perfetto, ragazzi, andiamo avanti con la nostra Lorcon. Primo inverno dopo l'invasione mongola. Probabilmente più della metà di noi non sopravvivrà. Un tempo avevamo palazzi di marmo riscaldati con sorgenti geotermiche. Avevamo la ricchezza e il lusso di un impero. Oggi facciamo fatica a trovare le pelli per tenere al caldo i nostri figli e a raccogliere abbastanza radici e bacche per sfamarci. Se vogliamo sopravvivere un altro inverno, dobbiamo adattarci. Altrimenti diventeremo nutrimento per il terreno. E gli animali si riprenderanno la valle. Tutto dipende da noi, solo da noi. Ok. Allora, avanziamo. Altri documenti, sì. I nostri antenati arrivarono qui fuggendo da Bisanzio. Vagarono per terre pericolose e rischiarono la loro stessa vita finché non trovarono questa valle. E come resero onore a questo dono di Dio? Estraendo le pietre dalle montagne e costruendo un nuovo impero, una misera copia di quello che quasi li distrusse. Ma come nel racconto sulla torre di Babele, Dio ritenne giusto punirci e renderci umili. Abbiamo imparato ad ascoltare la terra, a diventare suoi alleati, non conquistatori. E in cambio la terra ci ha offerto i suoi segreti. Dovete solo ascoltare. C'è qualcosa qua, avete visto qualcosa che luccica con altro kit? Molto bene. Ok, legna. Come su Minecraft, tanta legna, ragazzi. Io non sono uno sfegatato di Minecraft, non l'ho mai provato anche perché non mi piace sostanzialmente solo l'idea del gioco, però so che a molti di voi che seguono piace Minecraft, quindi i gusti sono gusti. Dunque apriamo qua, vediamo cosa troviamo. È un reliquiario. Veniva utilizzato per proteggere e contenere le reliquie dei santi. Denti, dita, testa. Questo dovrebbe conservare le reliquie del profeta. È vuoto.
Ok. Allora, dopo che abbiamo... Uccidete! Non sparate! Prego! La prossima volta... Via libera qui. La squadra 4 sta cercando la planta delle calme. Tutto ciò che si muove. Cercate di utilizzare i coltelli. Dobbiamo risparmiare. Ok. Abbiamo creato una bomba. Vediamo se funziona. Adesso in teoria lui dovrebbe trovarlo. Sì, sì, fantastico. Allora, c'è un trofeo, ragazzi, che dobbiamo uccidere un nemico con una bottiglia. E siccome la cosa è ghiotta, io provo a farlo. Guardami. Chi c'è? Nemico! No, devo capire bene come funziona. Cura. Ragazzi, prossima volta li prendo tutti in furtivo, eh. Volevo vedere se riusciamo a fare insieme quel trofeo lì, che era carina l'idea, ma così non è stato. Ah, partiamo bene. Ok. Intanto creiamo frecce velenifere. Mi guardo attorno. Allora, ho preso mentre esploravo da solo tutte le abilità da combattimento, ho fatto il trofeo. Quindi ora mi dedicherò un po' tra caccia e sopravvivenza come abilità. Qua intanto prendiamo le varie risorse, come ben sapete non si lascia niente a caso. Utilizzeremo la bomba al veleno per seccarne due addirittura, ragazzi. Fantastico. La domanda è, riusciamo a prendere quello alle spalle? Sì.
materie, perché l'uccisione furtiva ci garantisce, come vedete, punti extra, per quanto pochi siano. Porca miseria, ragazzi, sono punti extra. Queste sono monete bizantine, noi lasciamo qua, anche poi devo andare al negozio a fare la spesa. No! Ehi, ehi, un attimo. Questi bastardi sono pieni di risorse. Potrebbero aver piazzato delle trappole. Non preoccuparti, farò fuori tutto ciò che si muove. Rilassati e rimani concentrato. A meno che non dobbiamo stenderlo con una bottiglia in furtivo il nemico, eh. Tutto può essere, ragazzi. Dite che ci passa di qua Lara? Eh sì. Slegami, li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Sofia. Questo è un massacro. Stiamo perdendo troppi uomini. Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza. Non avevamo scelta. Ti ho giudicato male, Lara. Dimmi come posso aiutarti. Devo portare al sicuro gli altri. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarla. Andrà tutto bene. È bloccata dall'altra parte. Va tutto bene, sto bene. Aiutaci a portare gli altri al sicuro. Allora, fatemi vedere. Qua ovviamente non c'è nulla di evidenziato, se non quello che riesco a vedere io mano a mano che si avanza. Da qui ci veniamo. Presto sarà tutto finito. Vai Lara. Perché non potevamo buttarlo giù loro, no? Due scappate, no? Dovevo arrivare io qua a piccozza. Magari si accende anche una luce la ruzza, eh. No, ti piace fare cose buia, zozzone. O magari perché non vuoi vedere quello che c'è davanti, giustamente, vedi Sento Silver, ti pigli paura, no? Dunque, allora, sotto di noi potrebbe esserci un'altra strada con altre cose da prendere, tipo là. Ragazzi, lasciami indietro. Questo affresco illustra il momento in cui trovarono la valle. Deve essergli sembrata un paradiso. Devo riuscire a portare il greco a livello 7 per un monolite, ragazzi, quindi vedo se riesco. Ecco, magari riesco a sbloccarla da qui. Le catacombe, lì saremo al sicuro. Trovo un modo per distruggere il blocco. Una specie di armeria. Cosa abbiamo qui? Dovrebbe andare. Freccia con granata. Signori, ma di cosa stiamo parlando? Vediamo qui cosa troviamo. Un antico amuleto che rappresenta un cervo intagliato nelle corna dell'animale. Poteva essere un oggetto importante o il giocattolo di un bambino. Ok, qui non c'è altro da scoprire, quindi.
Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. So che cerchi la sorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Il tuo popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso... sono felice di averti come alleata. Si avvicinano alla torre. C'è ancora qualcuno là. Metti in salvo gli altri. Servi a loro. Ok. Aggiungi la torre. Fabbrichiamo una granata di queste qua. Una freccia con granata. Ragazzi, con frecce con granata adesso ci divertiamo qua. Ok, da di qua ci veniamo, eh. Quindi scusate se mi sono perso un attimo, ma questa è uscita. Io mi guardo sempre attorno, non so mai che lascio indietro qualcosa. Già che siamo qui, recupero recuperabile. Un accampamento, sblocchiamolo. Allora, abbiamo punti abilità. Come vedete nel combattimento sono state prese tutte le abilità. Sulla caccia andiamo a vedere quali di livello alto. Allora, recuperare frecce, pistola, fucile. Le maestrie vanno prese tutte, quindi cominciamo con l'arco. Così. E poi abbiamo dei potenziamenti per le armi. Io andrei sempre a potenziare il nostro mitra. Però potrei cominciare a potenziare il fucile pesante a pompa, eh. Ecco qua. Perfetto. Allora, mi sono ricordato che devo usare il fucile ad otturatore, perché dobbiamo eseguire 15 colpi alla testa, mi pare. La scorsa notte gli ho detto degli invasori e delle armi che hanno a disposizione. E al sorgere del sole era sparito. Cyril mi ha detto che sarebbe tornato, ma il giorno volge quasi al termine e nessuno l'ha ancora visto. Temo che possa aver fatto qualcosa di avventato, quell'incosciente. Abbiamo bisogno di lui, ora più che mai. Vediamo se possiamo leggere monolite. È una specie di enigma. Sì. Allora, abbiamo sbloccato la scorta di monete, come vedete. Proviamo a scendere di qua. Qui abbiamo qualcosa da prendere. Ah, la scorta di monete, ok. Si vada da qualche parte, quindi ok, di qua. Ok ragazzi, altra volta. Quando arrivarono nella valle, i nostri antenati non conoscevano la flora di questa zona, a partire dagli enormi alberi fino ai funghi più piccoli. Dopo molto tempo e molte disavventure, abbiamo imparato il linguaggio di questa terra. Ma ora trasmettiamo questa conoscenza generazione dopo generazione. La terra offre tutto ciò che ci serve. Ci sono le erbe medicinali che vanno cercate vicino alle sorgenti d'acqua e nelle insenature protette. La betulla della foresta, con il suo tronco lungo e dritto, può essere utilizzata per costruire frecce. E i funghi che si trovano nei tronchi marci o nei luoghi bui e umidi possono essere utilizzati per creare un potente veleno. Tutte cose che noi sapevamo già, comunque. Perché Lara le sapeva fare da inizio gioco. Perché la vedo male sta parte qui? Perché la vedo male la nostra Lara?
io. Non c'è problema. Una bolla papale. Il sigillo di piombo indica l'autenticità del documento. Deve essere stato apposto a qualcosa di molto importante, come un ordine di scomunica. Il Vaticano, eh? Comunque vedete che stiamo trovando veramente tantissima roba qua. Vai! Avviciniamoci. Esplosivi. Ok. C'è davanti le bombe. Il fucile curatore non è sto granché. Cominciamo a fare le raffiche di... Ok. Quanti devo fare di questi colpi alla testa per il trofeo? Per il potenziamento di tutte le armi. Colpo alla testa. Colpo alla testa, ho mirato a caso, eh. Allora. Sui vari cadaveri, qui abbiamo proiettili.
Allora, proseguiamo, abbiamo ancora un po' di tempo. Vedi rumori dalle mitragliette andando avanti. Jacob, direi che li abbiamo in pugno. Bel lavoro. Tra poco ti ricordo che sono qui. Sono qui. Ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo cosa c'è. Ci sei? La Trinità si sta riversando nella torre. Siamo intrappolati nelle catacombe. Merda, tenete duro. Sto arrivando. Elias e io tenteremo di raggiungere le alture lontane dove vive il vecchio orso. La Trinità è ancora radunata nella vecchia base sovietica. Ci muoveremo al calare della notte. È un grosso rischio, ma c'è una battaglia in arrivo. Ci serviranno le erbe medicinali che crescono su quelle colline se vogliamo sopravvivere alla battaglia. Esatto, quindi vediamo se lo possiamo usare accampamento. Sembra di sì. Nuovo accampamento sbloccato, ragazzi. Nuovi potenziamenti per le armi. Qui abbiamo anche potenziamenti, ma abbiamo anche potenziamenti per l'arco, per il nostro compound. Eccolo qua. Ed ecco qui, stabilizzatore, molto bene, che è diventato il nostro arco di punta oramai, il compound. Ho usato un po' l'altro, che era il triste sussurro che ho trovato, ma no, questo qua è l'antico arco composto, questo è l'altro arco che ho trovato, ma teniamoci il compound e basta, ragazzi. Abbiamo fatto la nostra, evoluto la nostra arma. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando metterò online una nuova parte di Rise of the Tomb Raider, appunto il 13° episodio. Vi ricordo, ragazzi, in miniatura a video anche il canale della mia amica, una ragazza che ama Cassandra, comunque una tizia che ama Cassandra. Io ti ricordo sempre così, quindi ti metterò la nuova miniatura del canale per pubblicità. E soprattutto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi per sapere quando metto online una nuova parte di, vorrei dire Assassin's Creed, ma invece è Rise of the Tomb Raider, il prossimo episodio, il 13°. Grazie a tutti di aver visto questo video, io non ce la faccio più, ciao ciao.